Pomeriggio, come già anticipato, mi chiamo Panizza Lucio, faccio parte del team innovazione dell'azienda Ecosì. Vi faccio una promessa, cercherò di essere in qualche modo conciso ed efficace visto l'orario del pomeriggio. La presentazione che andrò a mostrarvi cerca in realtà di mostrare com'è possibile con delle piccole soluzioni concrete coniugare i principi di innovazione, sostenibilità ed efficienza nei processi di pulizia delle aziende, di pulizia delle aziende e degli ambienti ospedalieri. L'idea sulla quale abbiamo basato questo tipo di sistema è fondamentalmente il passaggio dal concetto di impatto zero a consumo zero. Che cosa significa? Che invece che controllare solo e soltanto la tipologia degli inquinanti e dei rifiuti, cerco proprio di consumare meno prodotto e meno risorse. Qual è stata la risorsa che abbiamo fondamentalmente scelto? L'acqua. Come voi sapete, l'acqua nei prossimi 15 anni sarà un asset strategico del vivere comune nelle società. Giusto per fare un esempio, anche abbastanza banale, il Pentagono ha disegnato alcuni scenari di guerra facendo tutti gli scongiuri che sarà basata sull'acqua e sul suo controllo. Quindi l'azienda, fin dall'inizio, ha individuato l'acqua come una risorsa strategica nei processi di pulizia. Perché c'era necessità di puntare l'attenzione sull'acqua? Perché in realtà l'acqua nel processo di pulizia è un mezzo e quindi molte volte se ne fa un consumo molto elevato, ma che non è percepibile all'interno del processo e di strutture ben definite. L'azienda ha quindi creato banalmente un processo interno, ovviamente pluriennale, dove definisce il progetto, riqualificazione del valore dell'acqua e semplicemente dei macro obiettivi che sono i consumi, riduzione degli stessi e i fattori inquinanti. Da dove si è partiti? Già dal 2001 la stessa azienda ha potuto sviluppare un sistema di pulizie dove ovviamente si concentravano le pulizie degli ambienti ospedalieri su con 2 litri d'acqua, 25 grammi di detergente per pulire 700 metri quadri. Questi dati in realtà di sé per sé possono dirci poco, ma che cosa significa in concreto, in termini di sostenibilità? 4.800.000 litri d'acqua risparmiati e 20.000 litri di detergente risparmiati. Ora, in una società dove comunque per una serie di ragioni, da crisi economica, necessità di innovazione, efficientamento dei processi, anche in termini di costi, questi numeri in realtà già di per sé indicano come è possibile fare innovazione e rimanere efficienti nei vari processi. A questo punto, questa esperienza ha permesso, giusto a titolo in qualche modo di presentazione, di ottenere per quel sistema MicroRapid la certificazione EPD e nel 2011 l'azienda è riuscita nel suo processo produttivo a ottenere la medesima certificazione per il processo produttivo e le sue soluzioni. Da tutta questa esperienza nasce l'idea del sistema AOP. In realtà il nome completo è AOP RIL, ma ovviamente lo chiamerò solo AOP, giusto in qualche modo, è più semplice da dire. La prima operazione che l'azienda ha fatta è chi sono gli stakeholder che potrebbero utilizzare e avere necessità di questo sistema. Quindi ha creato un team di lavoro dove ovviamente partecipavano la parte tecnica, tecnologi, ricercatori universitari, ma anche le direzioni sanitarie. Questo perché? Perché chiaramente ci deve essere un concetto di filiera, cioè l'utilizzatore deve avere un sistema che risponda in qualche modo ai suoi obiettivi e alle sue esigenze. Il primo passo di questo tavolo di lavoro è stato definire chiari e semplici obiettivi. Ovviamente la massima prestazione, l'assoluta efficacia, ma in termini ovviamente industriali, una facilità di installazione e di trasporto. Cosa significa? Che ovviamente i risultati della ricerca, oltre a funzionare, dovevano essere applicabili in situ in innumerevoli situazioni, da strutture sanitarie piccole all'aperto, al chiuso, in maniera tale che la sua modularità e customizzazione potesse farne una soluzione applicabile in un ampio spettro di luoghi. Come funziona? Semplicemente il concetto è molto semplice. Sono tre passaggi: raccolta dei reflui di lavaggio, il loro trattamento e
la produzione di soluzioni post-trattamento. Qual è la particolarità? La particolarità risiede soprattutto nei prodotti, che comunque in una slide successiva approfondirò. Quello che ottengo che cos'è? È acqua buona, ovvero acqua dove il contenuto di inquinanti è sotto i parametri di legge e quindi può semplicemente essere o riutilizzata, e questo è il nostro obiettivo sui quali spingeremo per arrivare in qualche modo a un consumo zero, oppure semplicemente può essere smaltita senza costituire più un rifiuto. L'altro punto, in qualche modo importante, è che come tutti i processi di trattamento si ottengono dei fanghi. Questi fanghi non sono classificati pericolosi. Come vedremo anche qui successivamente, test di laboratorio non li classificano né tossici né nocivi. Quindi, al contempo, otteniamo un concetto di impatto zero, cioè prodotti non pericolosi, rifiuti non pericolosi, e un concetto di consumo zero. Quello che io ho utilizzato lo posso riutilizzare. Questa è una immagine del sistema in una configurazione attuale. Come vi ho già detto, in realtà gli obiettivi di customizzazione e di personalizzazione sono stati ampiamente raggiunti. Questo è un box in configurazione 20 metri quadri dove possiamo trovare il serbatoio di scarico, il serbatoio di reazione e i reagenti. Chiaramente, come potete vedere, il box che lo contiene può essere posizionato all'interno o all'esterno, e la sua modularità ne permette anche l'ampliamento fino a inserire direttamente, eventualmente, lavatrici o apparecchiature per il lavaggio, in maniera tale da creare in un box unico il flusso completo dell'utilizzo dell'acqua e del suo recupero. La configurazione questa può trattare 5.000 litri d'acqua in 4 ore. 5.000 litri d'acqua in 4 ore. Questa configurazione. 20 metri quadri. 20 metri quadri. Ma anticipato una slide, sto scherzando. No. Allora, ovviamente qui ci sono nella foto in alto a destra dei particolari dove c'è un filtro a carta per la rimozione dei residui solidi e il serbatoio acqua pulita. Qual è la particolarità ovviamente del serbatoio acqua pulita? Che ovviamente una delle prime applicazioni a cui abbiamo pensato è stato l'ambiente ospedaliero. Il serbatoio di acqua pulita ha a controllo batteriostatico, perché ovviamente nel momento in cui vado a riutilizzare acqua, la stessa acqua, io ho bisogno che tutti i parametri siano rispettati al fine di non portare poi nuovamente contaminante all'interno del ciclo. L'altra cosa velocissima che vi voglio mostrare è la semplicità del sistema. Questi sono tanti plastica, quindi la plastica ovviamente è modulare, possono essere piccoli, grandi, il sistema in qualche modo economico. L'altra particolarità è che di fronte alla semplicità del sistema in sé è tutto controllato elettronicamente, cioè io scarico dentro la cisterna di reazione, al batch di reazione, solo i reagenti che mi servono in funzione degli inquinanti che ho all'interno. Quindi il controllo elettronico mi permette di tarare esattamente che cosa utilizzo per purificare quest'acqua, cosa e quanto utilizzo. Questi sono i dati di funzionamento. Come potete vedere, i campioni, questi sono i dati di funzionamento del primo prototipo. I campioni che sono stati misurati in termini di CO2 in milligrammi litro mantengono tutti i parametri sotto i valori di legge e hanno degli abbattimenti che vanno sopra dall'80% fino al 90%. Che cosa significa? Che l'acqua che io ottengo rispetta pienamente i parametri di legge che ne consentono lo scarico in fognatura. Quindi in questo caso io ho raggiunto il tema dell'impatto zero, e questa era la soluzione prototipale che è stata testata nel 2010. Come vi ho già accennato, il processo è un processo tendenzialmente a 3 step. Il primo step è la raccolta dei reflui. In questa maniera si controlla ovviamente la loro emissione o il loro scarico, perché li raccolgo in un batch ben definito. Dopodiché li tratto con un sistema ossidativo multicomponente dove sono presenti sensori redox e sensori a pH. Questo perché, come vi accennavo prima, questi sensori mi permettono di capire quando l'acqua è sporca, quando l'acqua è contaminata, e mi permettono di dosare esattamente le sostanze che servono, perché ovviamente per trattare le acque ho bisogno di chimica, e se vado in eccesso dopo in qualche modo non rispetto quello che era stato il mio principio iniziale dell'impatto zero, o comunque di controllare la chimica che emetto e che utilizzo.
tutto questo processo del batch è ottenuto sotto controllo agitativo, questo ovviamente per miscelare e far sì che l'efficienza di quei campioni e di quei dati di purificazione dell'acqua sia il più semplice possibile. Quindi alla fine, come accennavo prima, che cosa ottengo? Acqua, in cui in alcuni casi dei processi di pulizia può avere un residuo contenuto di tensioattivi, cosa significa? Che nel momento in cui la riutilizzo posso usare meno detergente, oppure acqua, i cui parametri sono fondamentalmente sotto i limiti di legge, per cui può essere scaricata in fogna, e come accennavo sempre prima, ottengo fanghi. Qual è la particolarità? Che questi fanghi sono classificati né tossici né nocivi, quindi sono semplicemente fanghi che possono venire trattati come rifiuti normali. E questo è stato determinato dall'analisi che ovviamente abbiamo effettuato in laboratori specializzati che classificano fanghi e rifiuti provenienti da trattamenti. Dove si può applicare questo sistema? Come abbiamo visto, la sua modularità, la sua possibilità di essere costruito in determinate versioni, superfici e volumi d'acqua, ci ha fatto immaginare due applicazioni per il momento principali: a valle di un sistema di lavaggio tessuti e mop, e a valle di un sistema di lavaggio tramite la lavasciuga di pavimentazione. Ovviamente nel lavaggio dei mop e dei tessuti, il sistema a valle delle lavatrici, ovviamente industriali, permette semplicemente di trattare l'acqua in uscita, che di solito ha un elevato contenuto di residui organici, batterici e tensioattivi, purificarla. L'acqua che ottengo semplicemente ha della residualità di tensioattivi che può riessere rimessa nel circolo. Questo ci permette, per ogni ciclo di lavaggio, in realtà di non buttare via l'acqua che ho utilizzato per lavare questo tipo di supporti e di tessuti. Nelle pavimentazioni in realtà è ancora più semplice. L'operatore effettua il lavaggio con la lavasciuga. La lavasciuga nel suo serbatoio, nel suo tank, ha l'acqua proveniente dal lavaggio, la scarica nella cisterna di reazione del sistema e idealmente fa 5 metri e va a recuperare e a riempire la lavasciuga con dell'acqua che può essere riutilizzata. E questi sono i dati che avevo accennato. Nella configurazione che vi ho mostrato prima, ogni sistema ha un ingombro di 20 metri quadri e può trattare 5.000 litri d'acqua ogni 4 ore. Ovviamente qual è la forza del sistema? La forza del sistema sta che io posso configurarlo per ogni esigenza. Ho uno spazio piccolo, semplicemente riduco i volumi e riduco i trattamenti, ho uno spazio grande e posso semplicemente farne uno più grande. La particolarità ovviamente è che lo tratto in situ. Noi siamo abituati a vedere processi di trattamento acque che sono localizzati in impianti grandi, questo no, lo uso dove può servire. Questi, che vi voglio mostrare con, scusatemi, un po' di orgoglio, sono gli ultimi dati rilevati sul funzionamento del prodotto che è in collaudo in un ambiente operativo reale, quindi installato presso un cantiere. Dati che sono freschi freschi dell'8 maggio, e come potete vedere tutti i valori COD, BOD e tensioattivi sono sotto i valori di legge, l'abbattimento rimane superiore al 90%, quindi significa che lo stesso sistema in un ambiente di test reale in campo dimostra appieno la sua funzionalità. Quindi spero di non essere stato troppo veloce, di non avervi annoiato, questo era semplicemente un esempio di come si possono coniugare innovazione e efficienza. Oggi hanno detto questa mattina anche una parola che a me piace molto, etica, e in qualche modo industria e impresa. E ovviamente il nostro impegno è quello di continuare a provarci e lavorare sul concetto di acqua a consumo zero. Grazie mille, buon pomeriggio. Non abbiamo ancora un'esperienza, dicevo, non abbiamo ancora un'esperienza sull'ospedaliera di questo sistema. Che ha detto che l'ha portato in una... l'esperienza di questo trattamento. Ah, no, non è un cantiere, ma non è un cantiere ospedaliero. È previsto comunque l'installazione per il prossimo mese. Ecco, mi chiedevo questo, se già ci fosse un'esperienza.